Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi andiamo a parlare di coppe. Non c'è la Champions League, non c'è l'Europa League, ma c'è la Coppa Italia e le semifinali. Stasera devono ancora giocare Atalanta e Sampdoria, perché ormai abbiamo imparato ad accettare. No, in realtà io non l'ho ancora accettato, lo spezzatino, super spezzatino. Però, insomma, possiamo andare a vedere già domani la Coppa Italia, c'è il derby Milan-Inter, la prima semifinale, e la seconda semifinale Fiorentina-Juventus. Quindi entrambe partite veramente super sentite per tutti e quattro la tipologia dei tifosi. Probabilmente, forse giusto i tifosi della Juve gli può interessare poco di quelli della Fiorentina, perché ovviamente la Fiorentina è molto meno vincente, però insomma in questo momento storico in cui Vlahovic è passato alla Juventus in fase di mercato invernale, insomma è un bel match anche questo qui. E quindi ci andiamo a studiare prima Milan-Inter e poi Fiorentina-Juventus. Allora, vediamo intanto le quote cosa ci dicono. Il derby ce lo propongono subito con una quota difficilissima, 2,75, 3,40, 2,30, che è la classica forbice, perché siamo proprio nel range 2 per entrambe le quote. La problematica che la forbice solitamente, abbiamo visto nei campionati, ci porta prevalentemente a match con gol. Esito gol, esito over, gol e over, insomma una partita ricca di spettacolo. Io dubito fortemente che una semifinale di coppa, tra l'altro un derby, possa essere una partita altamente spettacolare, perché sicuramente c'è un fattore emotivo dentro molto molto più importante, ma sono sicuro che lo vedremo anche dalle quote. Ecco, l'over a 1,80 non è un over favorito, tra 2 e 1,80 non è che l'1,80 è favorito, considerando che c'è di mezzo l'allibramento e quindi che il bookmaker ci guadagna un po' di qua, un po' di là. Praticamente questa è una quota paritaria, cioè non c'è un favorito. Vediamo se c'è sull'esito gol, ma dubito. Nel senso che a 1,67 l'esito gol potrebbe anche essere un minimo più favorito, in effetti ci dice 56%. Quindi con questa configurazione di quote, con questo allibramento che in questo momento è verde, con questo rapporto tra quota coppe, quota attuale, nel 56,3% dei casi di tutte le partite che si predispone questa stessa configurazione, si verifica l'esito gol. 56% è veramente al limite, cioè io i gol solitamente li studio dal 57-58 in poi, fino al 70, non oltre il 70, perché poi dopo è troppo. Oltre il 70 andiamo verso l'interruzione della serie. Quindi 58, 68, 69 è il mio range statistico di riferimento. 56,3 sta proprio un pelo sotto. Considerando che è un derby e considerando che è di Coppa Italia, mi fa pensare che comunque sarebbe pericoloso anche il gol. Però in effetti 56 ce l'ha. Il ragionamento che faccio è: se il gol è così facile, tra virgolette, perché a 1,67 è una buona quota, quindi siamo già a due gol, perché poi... E chi c'è qui? La cagnetta. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Perché poi l'over me lo metti così alto a 1,80? Cioè, se già stanno a due gol, dovresti facilitarmi anche l'over, cosa che non avviene. Quindi, quando è questa situazione così, io non mi fido troppo e non lo vado a giocare. Poi magari si verifica, però quando giochiamo non è il fatto che si verifica o non si verifica, è quanto devo rischiare io.
Cioè, se io vedo questo over, ha una, questo gol ha una quota da singola, perché 1,67 è un'ottima singola per l'esito gol. Ma faccio questo ragionamento che ho appena fatto, quindi vedo che l'over è troppo alto, me la rischio come singola? Personalmente no. Cioè, il mio metodo di giudizio di gioco è azzerare il più possibile il rischio. Quindi, di conseguenza, no. C'ha questa statistica che veramente sembra come se basta niente per essere gol e quindi prenderla. Allo stato attuale, giocano domani sera, non so esprimermi. Mi immaginerei più facilmente, per sempre aspetto emotivo, bla bla bla, un multigol 1-3. Il punto adesso è: in favore di chi? Cioè, multigol 1-3 da solo, oppure riusciamo a chiuderla con una doppia chance? Se andiamo a vedere, in realtà la doppia chance anche è pressoché impossibile. 61,9, quindi 62 e 64 sono appiccicate, sono identiche proprio. Lui si rifugia sull'1-2 perché ovviamente sono i valori che hanno la percentuale più alta, però non lo escluderei un pareggio, proprio perché sono talmente simili le due squadre, 36-38, che magari si equivalgono. E allora arriviamo a conclusione: c'è la X primo tempo molto alta, 73,6, fin troppo alta. Se vi ricordate, nel video di Coppa di qualche giorno fa capitò una partita che c'era la X primo tempo al 71%, e io dissi: beh no, però 71 è troppo, perché le statistiche non vanno bene quando sono basse, ma non vanno bene anche quando sono troppo alte, perché andiamo sull'interruzione della serie. Se una squadra vince da 8 partite di fila, la donna potrebbe non vincerla. Però se andiamo a vedere la statistica di vittoria, è ovviamente alta, perché ne ha vinte 8 di fila. Quindi l'interruzione della serie si verifica proprio quando un esito si sta verificando troppe volte di seguito e, per la legge dei grandi numeri, si deve interrompere. 73% è alto, troppo. Però è anche vero che, essendo una partita di coppa, un derby, aspetto emotivo, bla 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 bla, ci potrebbe pure essere la X primo tempo. Sulla 1x2 faccio veramente fatica ad esprimermi, non so proprio dove andarla a guardare. Sulla 1x2 non so, non trovo nessun elemento. Secondo me è un... un pareggione da derby, una X, proprio mi andrei a prendere l'esito meno statistico, cioè con la statistica più bassa, perché le due squadre si equivalgono. È un po' più forte l'Inter, ma di poco. In questo momento l'Inter è un po' in fase non calante, però insomma qualche passo falso di troppo, tutte e due in realtà qualche passo falso di troppo, perché non vincono. Il Milan ci ha avuto l'occasione di andare in fuga, non l'ha fatto. L'Inter ci ha avuto l'occasione di superare il Milan, non l'ha fatto. Alla fine ne ha beneficiato il Napoli, che adesso ha superato anche l'Inter ed è prima. X, vai, scelto da Ale X, risultato esatto 1-1 per il derby. 1-1 mi sta bene, multigol 1-3 rientra anche in quest'ottica del gol, via, va bene così. Milan-Inter domani 1. Fiorentina-Juventus è un pochino diversa, adesso lo vediamo, può darsi pure di no, però invece un po' verso la Juve ci si va. Ci si va perché Vlahovic ha effettivamente cambiato le carte in tavola. Stavo leggendo poco fa dell'infortunio di Zaccaria, quindi a centrocampo la Juve ha dei problemini. La Fiorentina gioca bene, però per esempio nell'ultima partita contro il Sassuolo
c'è stata la follia di Bonaventura che si è, ha giocato 10 minuti e si è fatto buttare fuori, non lo so, è stata mi è sembrata stranamente nervosa la Fiorentina in questo momento. Questa si qualifica sulla X2, si qualifica in maniera lo so, adesso andiamo. Questa non fa più, la devo portare fuori, quindi sbrighiamoci su questa Juve, su questa Fiorentina Juventus. Aspetta, vai a prendere la palla, dai, portami la palla e poi finisco, dai. E si qualifica sulla X2, non la giocherei il due secco, sono onesto. Qui ci fa vedere pochi gol, vediamo se capiamo il perché. Il gol qua è alto, 71,70, 54%. Questo nel frattempo mi sta leccando le mani. E 1,85, 1,95 sull'over. Qui è un po' più alta rispetto all'altra la possibilità di un gol nel primo tempo, però certo che anche qua, essendo Coppa, una partita così sentita, pure questa non è che mi aspetto proprio queste grandi goleade. Secondo me questa X2 con vediamo molti gol, 1-3 è addirittura meglio dell'altra, 63%. X2 multi gol 1-3, questa mi piace. Come risultato esatto azzarderei un 1-0 Juve, forse anche un 0-2, non ci vedo tanto 1-0 dalla Fiorentina, onestamente. Tutto sta facendo una grande stagione la Fiorentina, mi sembra che la Juve in questo momento sia un attimino ripartita e sia un po' meglio della Viola, quindi la metterei sulla X2 multigol 1-3. Risultato esatto io sceglierei l'1-0 / 2-0 per la Juventus. Per questo video è tutto, porto fuori il cane prima che mi salta in braccio, ci vediamo nel prossimo video.